Diciamo che la lingua che è più diffusa è la lingua comune tra noi giovani, ma ormai si sta diffondendo anche, diciamo, dalla mezza età in poi. In ogni messaggio, diciamo, mediamente ne uso dei due o tre per messaggio, quindi sono veramente tanti e si farebbe fatica a volte a non metterli perché con quelle faccine, chiamate volgarmente faccine, si riesce a dare un'impronta in più, diciamo un fattore aggiuntivo al messaggio che noi stiamo inviando. Quali usate di solito? Prevalentemente l'emoji ammiccante. Ah, anche E tu? io occhi a cuore. Dovreste riprodurli nella vita reale, come sarebbe? Ok, Anche lui. aspetta, ho perso. Più che altro i cuori e le faccine col cuoricino, basta. Prova anche tu. No, no, io no. Vabbè, questa. Anch'io. La gente li usa e quindi ovviamente continuano a crearne di nuovi. Niente, niente di particolare. Non lo so, penso tanto le manine in tutti i modi e poi la faccia con i denti e gli occhi a puntino. Vabbè, la mia non è interpretabile perché è la bandiera italiana, quindi non credo di riuscire a interpretare la mia bandiera, come, Cioè, nei tuoi messaggi ci infili la bandiera italiana, insomma. Sempre. Ma sì, li usiamo abbastanza. Parecchio. Le faccine che ridono, ad esempio. Beh, quelle con i cuori, con le fidanzate. Tipo quale? Come del genere. Io uso quella pervertita, quella lì strana, un po' così, tipo, e quella Ecco, che dovresti riprodurla nella vita reale, come sarebbe? Dio. Ma quello che uso di più, diciamo, con le ragazze, magari si può usare il cuoricino, con gli amici, l'occhiolino, non so, la risata. Ecco, la risata secondo me è quella più usata, la più comune. Dovresti imitare l'emoticon che è così stilizzato nella vita reale. Prova. Ci provo, vabbè, allora non so, l'occhiolino è così e la lingua così. Non lo so, ce ne sono miliardi. La risata non viene perché ci devono essere le cascate.